Oggi festa per la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, perché c'è una cerimonia per la consegna delle benemerenze. Sì, buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi finalmente, con una bella giornata di sole, festeggiamo. È giusto anche per i volontari avere il riconoscimento, anche un po' così, formale e conviviale dall'altra parte, per le tante cose che fanno. Oggi consegniamo, dopo 5 anni, perché per i problemi che tutti conosciamo abbiamo dovuto sospendere questo tipo di cerimonie, consegniamo gli attestati di anzianità dei 5, 10, 20 e 30 anni, ne abbiamo un paio anche con 30 anni, e insieme le croci di anzianità, quelle ufficiali nazionali, dei 15 e 25 anni. Poi l'anno prossimo avremo la prima croce di anzianità di 35 anni di servizio per un solo volontario, che è la memoria storica. Abbiamo invitato le associazioni, anche se oggi ci sono tanti impegni per tutti sul territorio, in molti riescono a partecipare, stessa cosa per le autorità e i comitati vicini, che oltretutto sono impegnati anche nelle votazioni interne che noi abbiamo fatto l'anno scorso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è un enorme grazie a tutti i volontari e un enorme grazie a tutti quelli che ci sostengono con azioni, con offerte, con sostegno, a volte anche solo con un grazie, e quindi noi siamo ben contenti di trovarci oggi e fare, diciamo, un po' di festa in mezzo a tutto il resto. E poi siamo operativissimi come sempre, difatti ci staccheremo prima del rinfresco per andare a portare qualcosa anche ai nostri 2 equipaggi di assistenza a Rivarolo e una squadra a piedi, e poi nel pomeriggio proseguiremo. Diciamo che non ci fermiamo mai. Croce Rossa sempre attiva, difatti avete bisogno di mezzi e state raccogliendo fondi per l'acquisto di un mezzo nuovo. Sì, ecco, questo è un argomento molto delicato, perché percorriamo tantissimi chilometri l'anno, dopo farò una relazione, ma parliamo di oltre 190.000 chilometri l'anno percorsi per i vari servizi. Tanti sono i servizi in urgenza che facciamo per il territorio, ma tantissimi sono i trasporti. Rispetto a 30 anni fa, quando sono entrato in Croce Rossa, quando c'era una persona che non camminava ad accompagnare a fare una visita, si prendeva l'ambulanza, lo si spostava dalla sua carrozzina, lo si metteva in barella, con tutto quello, il disagio per questa persona che ne conseguiva. Oggi questi servizi li facciamo con dei mezzi attrezzati che difatti percorrono tantissimi chilometri. Ne abbiamo appena messo fuori uso uno, perché non era più rinnovabile il certificato per problematiche varie. Siamo rimasti con 2 mezzi, stiamo raccogliendo i fondi per acquistarne, ovvero riacquistarne un terzo. Ci sono tante attività, ci stanno sostenendo anche i Lions con una raccolta fondi collegata alla vendita del libro che hanno fatto insieme ai ragazzi delle scuole su storie e fiabe del Canavese. Martedì sera ci sarà un incontro con il Rotary, che anche loro ci sosterranno in qualche modo. Tantissime aziende, tantissime attività, semplici cittadini. Io ho scritto una lettera di ringraziamento molto particolare, perché per una persona che avevamo, per cui avevamo fatto un servizio e avevamo inviato una fattura da 22 euro, è arrivato un bonifico da 50 con scritto: la differenza ve la do volentieri per la raccolta fondi che state facendo. Quindi non è tanto la dimensione neanche del sostegno che si riceve, ma proprio il gesto. È per noi importante, perché lo facciamo a titolo gratuito, quindi non ci aspettiamo nulla di più se non la soddisfazione di chi riceve il servizio.